Abbiamo gli ultimi due interventi. Fulvio Ricci non lo ripresento di nuovo perché si è già presentato aprendo i lavori di questa conferenza stamattina. Allora, io prima Patrizia ha usato la parola esperti, no? Dicendo, io non sono esperto di introduzione di metodi digitali, strumenti digitali nell'insegnamento. Il contributo che posso dare è quello legato alla mia esperienza di docente di matematica che ha svolto una larga parte, una parte preponderante forse della sua attività didattica, rivolgendosi a studenti appena usciti dalla scuola secondaria. Per chi conosce la terminologia dei corsi universitari in area scientifica, il famigerato corso di analisi 1, che è sempre stato la dannazione, ecco, quello è il tipo di corso che mi è capitato di insegnare più spesso in vari sedi, in vari ambienti, per la maggior parte del tempo in una facoltà di ingegneria, quindi con grandi numeri di studenti. Ed è un'attività che ho sempre trovato molto stimolante e interessante perché dunque è un momento critico per questi ragazzi, perché è il momento in cui escono da dall'ambito della propria scuola o addirittura della propria classe, quindi con un'abitudine a confrontarsi in questa ristretta cerchia di compagni, e in un ambito che devo dire sostanzialmente autoreferenziale, e invece si trovano immediatamente al confronto con centinaia di altri studenti provenienti da altre parti, da altre scuole, e con dei tempi, dei metodi di insegnamento che sono completamente diversi da quelli precedenti. Come abbiamo sentito stamattina, i momenti di passaggio da un ciclo di studi a quello successivo è quello più critico dal punto di vista degli abbandoni, e tante volte ho visto dei ragazzi frustrati perché erano abituati ad essere il primo della classe o uno dei primi cinque della scuola, e d'improvviso scoprivano di essere in una, se va bene, nella media, ecco. E questo era causa di enorme frustrazione. Allora, poiché poi l'insegnamento complessivo, tutto il percorso della formazione, che termini dopo la scuola secondaria, che termini dopo l'università, ha lo scopo di rendere gli studenti armati ad entrare nel mondo del lavoro, e oltre ad altri aspetti, cioè quello di dargli quegli strumenti di conoscenze, di capacità di interpretare gli eventi, no, cioè diciamo conoscenze, non solo conoscenze di storia, ma capacità di interpretare storicamente quello che succede, e per poter capire cosa sta succedendo nel mondo e per diventare dei cittadini consapevoli, insomma, ecco. Ma tornando all'aspetto quello della preparazione per l'ingresso nel lavoro, tra l'altro, soprattutto come veniva detto prima,
in un mondo del lavoro sempre più globalizzato, per cui non basta essere tra i migliori in Italia, bisogna pensare anche come ci si confronta con i migliori in Finlandia. Io credo che in tutte le operazioni, in tutti i lavori che si compiono di impostazione della didattica in forme nuove, in particolare con le tecnologie informatiche, non si debba perdere di vista l'obiettivo fondamentale, che è quello che gli studenti comunque devono arrivare ad avere una preparazione adeguata, e che quindi la qualità, ci vuole un controllo della qualità dell'insegnamento, insomma, e dei metodi. Allora, venendo al libro di testo, dunque, io credo che, e alle sue possibili forme e articolazioni, cioè io credo che quello che sia importante mantenere è il arrivare a far possedere allo studente quello che è la parte sistematica e più organica di ciascuna disciplina, ed è solo avendo una comprensione strutturata di quella che è la sintassi interna di ogni disciplina, che poi su di questa si possono innestare percorsi anche individualizzati, insomma, di studi di singoli casi, no? di ampliamento, eccetera. Per esempio, tornando, per essere più concreti, alla matematica, quello che è il fondamento, la struttura fondamentale della matematica è il ragionamento logico-deduttivo. Non è ricordarsi le formule di trigonometria, quelle si possono prendere da qualunque parte, ma è aver acquisito l'abitudine a un ragionamento logico-deduttivo e saperlo utilizzare. Io per esempio vedo arrivare sempre studenti che anche avendo avuto ottimi insegnanti, io credo che nella matematica ci siano ottimi insegnanti, c'è un ampio interesse all'aggiornamento, insomma, a valorizzare il proprio lavoro. Però tante volte il lavoro svolto dagli insegnanti tende magari ad ampliare l'ambito delle conoscenze, ampliarlo in una forma, come piace dire a Gino Roncaglia, granulare, no? E questo a volte avviene a scapito di quella struttura, di quell'andare in profondo nella struttura interna della materia, per cui poi, nonostante magari un ambito più ampio di conoscenze, poi risultano non essere in possesso di tutte quelle capacità che magari servono. Quindi
Io credo che lo si chiami libro di testo in qualunque altro modo, che sia cartaceo, io credo che il supporto librario, diciamo, di ogni insegnamento debba essere finalizzato a fornire di ogni disciplina quelli che sono i suoi aspetti fondanti e formativi. Ed è solo alla luce di questo che poi l'insegnante può svolgere ampliamenti, percorsi di tipo particolare. Quindi se per libro di testo, come suggeriva Giorgio Riva questa mattina, si intende appunto qualcosa che abbia queste caratteristiche, ecco, io credo che quello sia un elemento essenziale nella definizione di come introdurre i metodi digitali nell'insegnamento. Ecco, ci siamo qua, benissimo. E credo che la valutazione debba, diciamo, occorra una valutazione, oltre alla validazione ex ante, diciamo, una valutazione ex post di quelli che sono i risultati dell'insegnamento.